non risparmia neppure le altezze reali, la variante Omicron del coronavirus, ultima a farne le spese, niente meno che la regina Elisabetta, risultata positiva al Covid questa domenica. Da Buckingham Palace fanno sapere che la monarca 95enne, attualmente sotto osservazione medica, sta sperimentando sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore, e che continuerà, per quanto possibile, a svolgere i suoi compiti al castello di Windsor durante la prossima settimana. La regina ha ricevuto 3 dosi di vaccino contro il coronavirus, esattamente come il figlio maggiore Carlo con la consorte Camilla, a loro volta risultati positivi una decina di giorni fa. Per il 73enne Carlo, in particolare, si è trattato della seconda infezione dall'inizio della pandemia. Stavolta la guarigione è arrivata nel giro di una settimana circa, giusto in tempo per trovarsi ad affrontare un'altra magagna, ossia le indagini di Scotland Yard sulla sua fondazione benefica, accusata di aver concesso onorificenze in cambio di donazioni.